lanciata a rimbalzo d'attacco, va su con le maniere forti. La ricerca di Ciccarini, rete, sbarra, giunge alla punta, soltanto rete anche per Arcus Trautis. La Rezzana prova a spingere, torna per Valdirossi a rimorchio, anche lui ha la mano rovente in questo inizio di partita. Contro Valdirossi, questo è il centro area. Fuori per Valdirossi, cambia per Valdirossi, con lo slasso, la terra per Alonso, avanti a usare contro Tambone, infila sulla testa e sulla sirena. Valtare ancora per il Ciccia, ecco il blocco che libera la tripla, a segno per Andrea Cingiarini, altra dedica, ancora equilibrio quasi perfetto. Cosa che riesce a seminare due difensori in penetrazione. Si rinnova il livello tra palla interna per Hopkins, questa volta può tirare sulla testa di Moretti, arriva a rimbalzo offensivo Justin Johnson. Moretti prova a sentire ma non ha i numeri, allora si appoggia a Demotti che prende, spara e segna ancora da tre punti. Terza tripla per Simone Zanotti. Panazzata per Hopkins, e forse per la prima volta in questa partita torna ancora fuori la torta che prende il verniciato. Ottima palla in angolo per Crawford, Kelly si alza e non può sbagliare, passa in mezzo a tre uomini, butta dentro, ora Tappone spazia con Crawford, la palla nel ribaltamento per Zanotti che è di pronto per ricevere, sale anche Crawford che poi va da Cittadini. Palla dentro per il Rodi, Justin Johnson, nei piedi perfetti, assist numero 11 per il Ciccia. Grande di Dell'Erb, all'interno per il taglio di Karin Jones, fatto nei tempi e negli spazi giusti e perfetti. Troppo da può attaccare contro Moretti, usa il fisico, abbassa la spalla, non c'è il fallo, Justin Jones si alza però dai 5 metri. Arriva il Hopkins, ancora Valdirossi, però la sua mattonella, la tripla centrale e la fa pagare